È una realtà che non si addice al sottoscritto, ma vedo che la gente ci sta. È una realtà che non si addice al sottoscritto, ma vedo che la gente ci si butta a capofitto. Sarà che son disabile, stanco, ma di vecchio stampo. E se non ho niente da dire preferisco stare zitto. Perché non stai un po' zitto? Non te ne accorgi, ma con sta risposta stai violando il mio diritto di farmi i cazzi miei. Che se qualcosa non va bene tutti zitti, e i rapporti di amicizia vanno a picco. Vado dritto lungo il mio tragitto, al passo con i tempi, affanno mentre gli altri invece in foto tutti sorridenti. A loro piacciono la buona cucina, i libri, gli hobby e il cinema. E fatto tutto questo son contenti, ci si ammassa in una stanza a scrivere messaggi standard. Tante affermazioni e pochi punti di domanda. Tag, poste, view, si avvalanga, limitati dal layout di pagina che ci comanda. Benvenuti nella rovina del mondo, dove ci si rende conto che una maschera non serve a molto, dove un contatto è dato da un abbraccio nell'incontro, dove la realtà chiede sempre un tornaconto. Benvenuti nella rovina del mondo, dove non c'è mai niente di pronto, dove il tuo profilo è quello del tuo vero volto, dove non si chiede un'amicizia per essere accolta a braccia aperte dal resto del mondo. Ci si accomoda di fronte ad uno schermo e ci si omologa, si sgomita alla ricerca di una popolarità più solida. Funziona, ma appena spento il terminale la solitudine ci logora. Tutti in bella mostra dentro a questo acquario, protagonisti indiscussi del proprio documentario, dove ogni fatto è qualcosa di straordinario e per apparire si fa tutto quello che è necessario. Foto di gruppo, in viaggio studio con un po' di trucco, eventi mondani, volontariato da solo, in vacanza al lavoro assieme a coloro dove sei distrutto. Il video vestito da cazzo, va bene tutto, in due righe poi si esprime il proprio sentimento, citando frasi celebri che danno spazio ad un commento, condividendo quello che sento. Dico che a Ovicash fa schifo questo elemento. Benvenuti nella rovina del mondo, dove ci si rende conto che una maschera non serve a molto, dove un contatto è dato da un abbraccio nell'incontro, dove la realtà chiede sempre un tornaconto. Benvenuti nella rovina del mondo, dove non c'è mai niente di pronto, dove il tuo profilo è quello del tuo vero volto, dove non si chiede un'amicizia per essere accolto a braccia aperte dal resto del mondo. Scendo in strada con la foga di un black block, mi oppongo ad ogni concezione di popolazione in stock. Sono la falla nel sistema, faccio parte del problema, perché sono contro ad ogni vostro schema. Tra reale e virtuale ci passa il mare, sono in troppi che stanno rischiando di affogare, ma a quanto pare son ben contenti di stare in vetrina ed essere uno nessuno in mezzo a 100.000. Non sento più un odore, non sento più calore, tranne quello che sta sprigionando il mio processore. Voglio tornare a stare in mezzo alle persone e coprire le distanze tenendo tutti nel cuore. Sono sempre stato grato verso chi non mi ha dimenticato. Benvenuti a tutti. Welcome. Scrivetemi in chat se sentite bene. Noi sì. Arriviamo subito. Allora, ok. Io ho guardato molte live. Allora, abbiamo potuto già iniziare a sentire la prima canzone del buon Ovi. Abbiate pazienza, pensavo di avere la web accesa. Eccomi qua. Ciao a tutti, un bacione a tutti, un abbraccione. Finalmente siamo giunti in diretta con il nostro Ovi, il paroliere. Con tantissima emozione. Davvero abbiamo dovuto tenerlo fermo. Abbiamo anche la sorella che ci aiuterà. Ciao. La ringraziamo tantissimo. Fatti sentire, manda un bel saluto, Ovi. Abbiamo già sentito una canzone, in poche parole. Ha scritto i testi di un sacco di bellissime canzoni.
questa sera ne ascolteremo diverse. Ovviamente partiremo con una bella presentazione come di dovere per capire principalmente perché siamo qui a condurre questa diretta. Ora fatemi regolare i volumi della musichina che metteremo di sottofondo. Intanto vi salutiamo tutti, vi ringraziamo tutti, personalmente vi ringrazio tutti di cuore per continuare a farci crescere giorno per giorno. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti e come sempre grazie di cuore, perché è la cosa fondamentale per farci crescere e sostenere, così per noi di conseguenza farci crescere sempre di più. Dovreste vedere e sentire tutto bene, ok? Appena mi fermerò, guarderemo che cosa avete scritto in chat. Prenderemo da questi messaggi qualche messaggio carino e qualche domanda che sceglierà e potrà rispondere dopo aver sentito un'altra canzone, ok? Allora, prima di tutto, una cosa prima di iniziare che ci tengo a dirvi, perché facciamo poche live qui su YouTube. Questo consiste, la risposta consiste nel fatto che anche per i video siamo molto limitati da quest'anno, l'ultimo anno a questa parte soprattutto, perciò per essere liberi, piuttosto siamo molti meno su Twitch perché abbiamo aperto una piattaforma nuova, insomma, su una piattaforma nuova, un canale completamente nuovo. Siamo partiti da zero, quindi cogliamo anche l'opportunità di raggiungere un nuovo pubblico, che ci sono tanti giovani, quindi questo è molto importante, e piuttosto per essere completamente liberi. In pratica noi già ci riuniamo tutte le settimane, minimo due volte a settimana su Twitch, in diretta, per lavorare insieme a voi, per farci aiutare. Ci mandate un sacco di suggerimenti, avete modo di correggerci in diretta, qualunque cosa, è una cosa bellissima, sensazionale, la comunione di intenti per le stesse cause, insomma. Quindi trovate tutti i link qui sotto al video, anche per iscrivervi nel canale di Ovi, dove sono presenti tutte le clip musicali. Abbiamo una cosa carina che adesso vi mostro, che nel corso della serata guarderemo. Eccolo lì, il contatore in tempo reale di Ovi. Ora facciamo una cosa carina. Noi diventiamo più piccoli. Questo è il nostro canale YouTube. Questo è il contatore. Questa la facciamo più piccola, così ci vediamo anche noi. Perfetto. Mi raccomando, facciamo crescere questo contatore. E non è per nulla. Non è per nulla. Questo è un grande regalo che vorrei fare al nostro buon Ovi. Ora partiremo con una bella presentazione adeguata per la serata. Una bella musica di sottofondo e partiamo. Così poi vediamo anche Ovi che cosa ha preparato per questa sera, un bel messaggio per noi. Allora, visto che avrei tanto ed esprimerlo non è semplice, perderei tempo e non riuscirei ad esprimermi al meglio per tutte le cose contenute nel mio piccolo grande cuore. Quindi ho scritto un testo per aiutarmi a rendere più fluida e anche sintetica, veloce la serata e la stessa presentazione. Ho conosciuto Ovi più di 2 anni fa oramai. Ho riconosciuto subito il genio e il leone insiti in lui, una forza, una determinazione e coraggio che non hanno limiti. Non mi ha mai smesso di sorprendere. Ovi è in gamba, intelligentissimo, e mi trovo molto bene a chiacchierare con lui. Se vi trovaste a parlare con lui, lo trovereste molto più educato, colto, informato e sveglio della maggior parte dei ragazzi là fuori.
non direste di certo che potrebbe aver avuto un problema così grave. Ovi è molto di più, ha anche un cuore enorme. È un guerriero di luce, uno di noi. Prima di tutto, magari mandiamo la sua presentazione, che è un po' più personale. Vediamo anche se ha preparato qualcosa. Prima di andare avanti con il mio, che sarebbe meglio. Chi è Ovidio? Scusatemi, era meglio prima. Chi è Ovidio? Lo chiamo affettuosamente Ovi. Da Ovidio, in arte Ovi Cash. È un ragazzo di origine rumena, disabile perché alla nascita ha avuto un'ipossia con conseguente paralisi cerebrale. E anche qui i nostri destini collimano, abbiamo anche questo in comune, abbiamo tante cose in comune. Cioè, a causa di un errore del reparto sanitario, anche questo ci accomuna direttamente. Adesso vi racconto brevemente la mia esperienza. Se non fosse intervenuta mia madre, il dogma Davide, io sarei morto la prima notte. E chiudo parentesi, poi nelle occasioni racconterò anche la mia storia, che sussegue di tantissime cose molto forti. Parliamo in prima persona, ora come Ovi. In poche parole, non cammino, non uso le mani e non riesco a parlare bene. Sono in Italia con la mia famiglia da quando avevo 3 anni. Abito a Cingoli, in provincia di Macerata, e sono fiero di rappresentarla nell'ambiente rap italiano. Ovi, quanti anni hai adesso? 5. Quasi 25. Ok, ho capito bene. Ci dividono 5 anni di differenza. Sono più grande di 5 anni. Cerco di sfogare tutta la mia rabbia interiore con la musica, ma visto che non posso cantare, ho iniziato a scrivere testi. Ma vorrei che questi fossero apprezzati da tutti, così ho iniziato la ricerca su Facebook di gruppi rapper che mi potessero aiutare a farmi capire da tutti, pur avendo enormi difficoltà fisiche e completa solitudine. Poi tra l'altro, Ovi, noi ci siamo conosciuti nei gruppi rap, perché io, essendo appassionato di musica, compositore musicale, sbaglio, ci siamo conosciuti da lì. Hai ragione. Un paio di anni fa. Il mio obiettivo sta nel far capire alla gente che niente è impossibile. Questo è molto bello. Il mio obiettivo sta nel far capire alla gente che niente è impossibile. Così dare un incoraggiamento a chi è disabile fisicamente, come me, di seguire i loro sogni, perché nella vita non si sa mai cosa può succedere. Io vorrei che questo momento per te fosse uno di quelli per realizzare qualcosa. Sono un ragazzo con una gran voglia di fare e una grinta incredibile, ma che purtroppo la uso nella maggior parte delle occasioni in modo sbagliato. Queste sono parole, mi pare, di anni fa. O è un nuovo testo? È di anni fa. Vedi che mi ricordo bene. Sì, è di anni fa. Io ho scritto una carina presentazione per te, avendoti conosciuto nel tempo. Sì. Quindi ho solide basi per esprimere ciò. E questa è una cosa molto bella, che hai a cuore da sempre, non solo in era Covid, le sorti dell'umanità, e non esclusivamente tramite i tuoi testi, così tramandando determinati messaggi stai continuando a fare nei tuoi testi. Così hai iniziato la tua missione per il mondo, per un mondo migliore, per un mondo migliore per noi e soprattutto per future generazioni, per donargli un vero futuro. Fino ad oggi si è proposto di aiutarci, cioè Ovi ci manda articoli e fa le sue piccole ricerche semplicemente perché si sente in dovere di farlo, ci vuole aiutare per un mondo migliore. Questo per me basta e avanza, dice tutto di lui, ma ascoltate bene perché siamo solo all'inizio. Perché siamo qui questa sera? Credo che questa storia abbia da insegnarci tantissimo su svariati livelli, soprattutto al giorno d'oggi, che ci tiri un po' su anche l'animo, quindi per questo che lo facciamo. Uno su tutti che mi colpisce di Ovi, il non mollare mai, nonostante tutto.
è una di quelle peculiarità di Ovi, ma questa sera sarà direttamente lui a dimostrarne altrettante. Sarà qui con noi per metterci la faccia in diretta. Come avrete capito, scrive testi per farne canzoni che vengono poi cantate. Da chi può farlo? Devo dire che riesce a far uscire già ottimi lavori nonostante la poca esperienza. Dimostra tutti i suoi talenti e doni tra i suoi versi. I soli titoli delle sue canzoni già esprimono tutto: delusione d'amore, rabbia tramutata in arte, rima e passione. Mentre tuona in ogni testo la sua fame di rivalsa, dopo vedremo anche i suoi titoli. Maturando, i suoi testi diventano nel tempo sempre più profondi sino a divenire poesie, giungendo a un proprio equilibrio. Nello scrivere testi ha intravisto un mezzo perfetto per poter realizzare un sogno e poter farsi sentire e apprezzare, linfa di ogni musicista, artista in generale. Lo reputo altro lampo di un chiaro genio e leone qual è. Il mio non è un pensiero spinto dal sentimento, è ciò che dimostra, ripeto, lui ogni giorno. Ci accomuna anche questo, cioè la passione per la musica. Personalmente, sin da piccolo, credevo di poter trasmettere questi messaggi volti al cambiamento e risveglio collettivo. Volevo farlo tramite la musica. Così, con svariati anni di pratica, ho imparato a comporre musica e so bene cosa può provare Ovi. È un vero leone incatenato, come si definisce in uno dei primi titoli videoclip musicali, dove si mostra danzando. Quindi, tanto che ve ne parlo, direi di mostrarvi il suo pezzettino del suo primo clip. Vi facciamo anche un po' di storia di Ovi, fatta come si deve. Nel video è chiaramente felice e gioioso della sua opera, mentre il suo testo prende voce, corpo e carattere, sino a raggiungere un pubblico. È fiero di potersi mostrare. Ovi sa che è molto di più di quello che sembra, oltre al velo illusorio chiamato realtà e mondo visibile materiale. Sa che può donare tantissimo e che nulla può fermarlo. Anche questo ci accomuna. Come sapete, anche io ho avuto sin dalla nascita svariati gravi problemi sino ad oggi, per una malformazione muscolare interna, rischiando la vita per questo almeno 3 volte, a nome mio di Davide. Il suo sogno si può avverare ora, la gente lo può ascoltare, lo può apprezzare. Il leone che è in tutti noi non vuole dormire, vuole vivere libero. Concluse questa canzone dicendo che non vuole finire per sentirsi solo, abbandonato né inascoltato. È questo che mi ha fatto molto riflettere. Non è ovviamente un desiderio d'ego il suo, è solo amore ciò che cerca il suo cuore. Come per ognuno di noi, ciò di cui necessitiamo per essere felici davvero. Con noi puoi sentirti in famiglia, Ovi. Abbiamo una community unica e straordinaria, dove ci colleghiamo in diretta almeno 2 volte a settimana sulla piattaforma Twitch, come dicevo. Con un pubblico maturo, o meglio, tutte anime magnifiche. Se ti troverai bene, per noi sei il benvenuto e potrai partecipare in diretta con noi quando vorrai e magari anche per aiutarci, come hai espresso di voler fare. Che sia anche solo per ascoltarci insieme il tuo ultimo pezzo, come faremo dopo, e per farci 2 risate insieme, che sarebbe tanto meglio. Ricorda questa cosa che è molto importante e non sarai mai solo. È questo che ho letto in te dopo più di 2 anni di amicizia. Hai solo bisogno di avere intorno le persone giuste e di essere apprezzato per quello che sei. Ma non nella maniera superficiale. Tantomeno vuoi vedere con passione. Vuoi mostrare il leone genio che è in te e che altrettanti possano captarlo dalle tue scintille. Ed è per questo che siamo qui questa sera e vorrei che la mia fortuna potesse essere la tua fortuna. Ritengo di aver ottenuto in questi anni una delle mie più grandi gratificazioni che potessi immaginare. E non si tratta di denaro o ammennicoli, si tratta di una famiglia che si è riunita intorno a me. Sempre più persone ogni giorno mi apprezzano, mi cercano per avere un contatto, per unirsi alla causa. Ma soprattutto, lo sottolineo, mi vogliono bene. Ok, ora mi posso anche mostrare, cercherò di non emozionarmi insieme a voi, preparatevi i fazzoletti.
lo sottolineo soprattutto perché mi vogliono bene. Tutto quello che faccio è diretto dal sentiero del cosa mi dice il cuore, qualcosa che potesse aiutare qualcuno, molti, farli star bene o meglio, oppure risolvere le questioni di portata globale. È l'amore incondizionato la cosa che cerchiamo tutti. Che la mia fortuna sia la tua fortuna. È stata questa la mia idea mesi fa, come realizzare uno dei più grandi sogni e vederti felice. Quella felicità che però non svanisce mai, perdura nel tempo perché la famiglia è intorno a te, quella felicità. È sempre solo l'amore. Quei legami che non si possono spezzare nemmeno con la morte. E così alla fine la mia mente fantasiosa ha pensato in questi giorni che questo possa essere un modo per farti conoscere, farti sentire, farti raggiungere tante persone pronte ad ascoltarti e soprattutto volerti bene. Che la mia fortuna sia la tua fortuna. Perciò, come vi dicevo prima, vi prego, chiunque sia interessato, di recarsi nel canale di Ovi, Ovi il paroliere, trovate qui sotto il link, per iscriversi. Potrete ascoltare le sue canzoni e quelle che usciranno. Abbiamo il countdown, sì, il countdown, scusatemi. Dove è andato? Il contatore in tempo reale, siamo arrivati a 319. A quanto vogliamo arrivare questa sera, Ovi? Minimo 500 questa sera. Sì, sì. Minimo. Poi i prossimi giorni si crescerà. Ok. Grazie. No, non mi devi ringraziare davvero. Fatto tutto di cuore. È un regalo tanto per te quanto per me. Come averti conosciuto. È quello che ci insegni davvero. Ognuno di noi è unico, e qui chiudo, speciale, e tutti meritiamo di poter mettere in gioco il meglio di noi e di realizzare i nostri sogni, anche i più pazzi, come quello che accomuna me, Ovi e tutti voi, cioè cambiare il mondo, un mondo migliore per tutti. Donare a tutti il vero significato della vita, o meglio farlo ricordare, e come potersela giustamente gustare felicemente. Con il giusto anticipo vi mando un'immagine che equivale a mille parole e altrettante emozioni. Cioè vi mostro come Ovi ci scrive messaggi e come risponderà a voi questa sera. Un attimo che prendiamo il videozzolo. Questo? Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come Ovi Cash usa il suo computer. Fortissimo. Ok, ultima chicca delle emozioni, così poi possiamo rispondere a chi ci scrive e vedere cosa ci scrive. Con questa sola immagine, unita ai suoi testi e alle conversazioni tenute con lui, prevalentemente per messaggi, dovreste aver sentito più o meno tutte le mie stesse cose. Le stesse cose che ho cercato di esprimere in questo anticipo. Questo è il genio e il leone che sta in Ovi. Con tanto affetto, Davide e la sua community. Vediamo quanti siamo. Mandiamo tanti cuoricini in chat. Mandiamo tanti cuoricini in chat. Fatemi vedere tanti cuoricini in chat.
Ciao Riccardo, adesso inizio a guardare cosa scrivete. Ovi, che ne dici di questa presentazione? Stavo dicendo a mia sorella che non riesco a fare Dico io. Praticamente, ciao a tutti, mi stava dicendo che non riesce a parlare, a trovare le parole perché è troppo emozionato. No. Tranquillo, tranquillo. Fai così, prendi un bel respiro, ci guarderemo, Ok, ci ascoltiamo una delle tue canzoni più belle ed esprimi un bel messaggio con calma, non ti preoccupare. Poi ricordati che ti devi preparare il tuo discorsetto, purché breve. Guarda quanti cuoricini in chat. Ciao Sonia, ciao Mari, ciao Biscia, ciao Bea. Salutiamo anche l'altra Bea, Assonnato, Riccardo, Valeria. Sarete tantissimi questa sera che dovrò salutare, ma non è affatto un sacrificio, è solo che è un piacere. Ciao Kappa, il nostro moderatore, lo ringraziamo. Tra l'altro, Ale, se vuoi entrare, volevi dire qualcosa, Ovi, vai. Ciao a tutti e grazie per l'affetto. Ciao a tutti e grazie per l'affetto. Mandiamo a tutti un bacione. Ci fa piacere stare in compagnia questa sera, saremo tanto affettuosi, niente cose serie, anche se Ovi è un vero guerriero dei nostri, questa sera saremo molto a cuore, senz'altro, solo cuore. Ciao Patti, così vi finisco di salutare chi ha iniziato a scriverci, chi ha iniziato ad entrare. Ciao Ciro. Dovrei aver salutato tutti per ora. Grazie di tutti i cuoricini. Ciao Francesco, iniziano ad arrivare altri messaggi. Carmelinda, Andrea, Alfredo, vi ringraziamo tutti. Ah, ok, Ale, scusami, non ho fatto in tempo a vedere. Ok. Tanto che Ovi trova le parole, che è giustamente super emozionato, è la prima diretta che fa in vita sua. Io ho impiegato circa un anno prima di abituarmi ad effettuare dirette, non facevo mai dirette proprio per questo motivo. Margherita, grazie a voi, solo grazie a voi. Rosanna, solo grazie a voi. Benvenuti a tutti, anche nuovi iscritti che ci scopre solo di recente. Vi ricordo che non è la nostra prima avventura su YouTube, è la seconda. Nuovo canale, siamo già a 10.000, quindi forza così. Facciamo crescere anche il nostro Ovi per realizzare il suo sogno. Poi dovrà solo continuare a fare canzoni tutti i giorni, come noi facciamo video tutti i giorni e ci pubblicizziamo tutti i giorni. Adesso ci prepariamo una delle canzoni di Ovi, così ci potete anche dire cosa ne pensate, che ancora non avete sentito nulla, ne abbiamo solo parlato. Abbiamo sentito all'inizio della live, nell'intro, una canzone abbastanza movimentata, messa apposta nell'introduzione. Io farei partire una di quelle che mi piacciono di più. Adesso scrivo. Poi una che avete scelto voi. E poi andrei tra le demo, tra quelle che dovranno uscire, che è molto bella, tra le ultime. Sono tutte bellissime le ultime. Così ce ne ascoltiamo una e ci possiamo fermare. Ovi risponde qualunque domande, curiosità avete da porre, le prendiamo e possiamo fare anche rispondere con calma tra una canzone e l'altra, ne ascolteremo tre. Quella che abbiamo sentito prima era Benvenuti nel mondo della rovina, più o meno. Nella rovina del mondo, benvenuti nella rovina del mondo. Ha tanti titoli tosti, eh. Dopo li ricapitoliamo un attimo così. Ci
capirete già dai titoli. Adesso scrivo di... Bellissima. Getto senza pensieri, uno è morto con la rima di ieri. Adesso non ho problemi, seguo gli scemi, ma soffoco nei miei dispiaceri. Adesso scrivo di getto senza pensieri, uno è morto con la rima di ieri. Adesso non ho problemi, seguo gli scemi, ma soffoco nei miei dispiaceri. Sono le 2 del mattino ed è ancora qui che ti penso, e so bene che la nostra storia è finita da un pezzo, ma io ti penso e non riesco a trovare un senso. Ci siamo lasciati, ma di pensarti non ho mai smesso, se nei miei sogni, nei sorrisi e nelle lacrime. Non è colpa di nessuno, siamo solo vittime, vittime di un sentimento che non sempre è ricambiato, vittime di un mondo che non sempre ci ha ripagato. Sprofondo immerso nelle tenebre, queste rime sono solo altre dediche, sono parole macabre strappate al cuore di un'anima lugubre. Questo è quello che ormai sono, un uomo chiuso e destinato all'abbandono, che vaga tra la gente in cerca di quel suono, quella nota, quella melodia senza la quale non ragiono. Mi circondo di gente falsa, stronzi ipocriti, subumani dalla doppia faccia. Cerco di confondermi tra loro, pensi che mi piaccia, lo faccio per non essere usa e getta carta straccia. Esco con loro, gli dono i miei sorrisi, guardan solo in superficie, non le vedono le crisi. Ciò che provo davvero non lo mostro, so che ci ha divisi, non è ripronta ad affrontare il mostro e ciò ci ha uccisi. Ma lo capisco, voglio star da solo, lo preferisco, però non chiedermi stai bene non lo garantisco. Giro con una maschera sul volto, così non ferisco, so me stesso solo quando scrivo queste rime, quando ascolto questo beat che un poco mi deprime, ma scrivendo su tutto ciò che mi opprime riesco a respirare una sensazione sublime. Mi sento bene con me stesso, dici che ti stai in innamorando di me, non farlo, nel tuo cuore lo sai meglio di me, è uno sbaglio. E so che magari non riuscirei ad accettarlo, ma il cuore ormai spezzato è inutile provare ad aggiustarlo. So bene che questo vuoto tu vuoi colmarlo, ma è un errore, tu più di tutti non puoi negarlo. Mi conosci meglio degli altri, non chiedermi perché sono depresso, né perché il sabato non esco. Non è colpa vostra, sono io che non riesco, ma ti prometto che ci rivedremo presto, alla fermata dell'autobus la mattina presto. Salutarti sempre col solito gesto e ogni giorno farti leggere un mio testo. Vorrei averti accanto a me perché solo con te riesco ad essere onesto. Adesso scrivo di getto senza pensieri, uno è morto con la rima di ieri. Adesso non ho problemi, seguo gli scemi, ma soffoco nei miei dispiaceri. Adesso scrivo di getto senza pensieri, uno morto con la rima di ieri. Adesso non ho problemi, seguo gli scemi, ma soffoco nei miei dispiaceri. Stato molto bravo anche il cantante, devo dire, e tutti i cantanti che ha scelto Ovi sono davvero bravi, molto bella anche questa. Fateci sapere in chat, così riferiamo subito a Ovi, ma sicuramente gli farebbe più piacere se andate nel suo canale, gli lasciate un bel messaggino, un bel pensierino, e nel caso vi iscrivete se vi fa piacere, ovviamente. Farlo crescere e dare uno spunto, lo slancio per realizzare il suo sogno. Piano piano si cresce, siamo a 321. Forza e coraggio, trovate il link per iscrivervi da Ovi sotto il video. Qui sotto, vi faccio vedere. Basta che andate sotto il video, qui sotto, e trovate il link subito, sotto il nostro... la nostra diretta video, insomma. Tra poco ne ascoltiamo un'altra. Fateci sapere. Sto vedendo che già stai ricevendo bellissima,
dei gran complimenti. Un attimo che regoliamo qui le mille cose tecnologiche. È difficile. Biscia ci dice che ha avuto i brividi. Sonia ci chiede il link. Ve lo mando qua, ragazzuoli, non c'è problema. Eccolo. Rosanna dice bravissimo. Il link è qui in chat direttamente, amici miei. Mari ci dice si sente che c'è tanto amore. Pamela, salutiamo la nostra Pamela, carissima, mandiamo un bacione. E ci dice, abbiamo bisogno di queste anime candide, grande Ovi Cash. Il nostro socio contro il sistema, complimentissimi Ovi da parte di Manu e Chiara. Tra l'altro ho ricevuto il messaggio privato della nostra investigatrice Chiaretta. Si è emozionata, ma era scontato, io per un briciolo mi sono dovuto trattenere. Salutiamo la nostra Miriam. Semusin, cerco di salutare tutti. Maria Carchidi, tra le tante Maria, abbi pazienza, ti devo distinguere. Emiliano, non l'ho salutato. Grazie a tutti voi. Mandate tanti cuoricini al nostro Ovi. Grande musica da freccia al cuore. Salutiamo anche lui o lei o loro. Riccardo aveva già sentito diverse canzoni e sono piaciute tantissimo. Ottimo, abbiamo già degli ottimi feedback. Adesso vedrai che il contatore. Avete visto il contatore come è esploso? Avete visto cosa è successo? Da 320, 325, subito lampo. Avete visto le magie che può fare la community di Cliff Dogma TV? Ed è solo l'inizio della carriera vera di Ovi Cash. Vediamo qualche altro commento. Anche la nostra Bea si è iscritta, adesso vedremo che cresceranno i numeri. Emiliano, anche grazie. Dai, andiamo con la prossima canzone. Appena sei pronto con la tua. Il tuo intervento me lo dici, non ti preoccupare. Va bene? Quando ti senti tranquillo, alzate il dito, va bene. Tanto abbiamo tempo che ascoltiamo ancora questa canzone. O vuoi dire subito qualcosa? Dimmi tu. Eccoci, vai. Non ti importa? Tranquillo. Non gli importa tanto dei numeri? Ma è una grande opportunità. Mi fa piacere vederti felice e È super emozionato. sudatissimo. Vedrai che rompi il ghiaccio e come ti dicevo anche in privato, vedrai che mi chiederai di rifarlo e lo rifaremo. Quando vuoi. Tanto siamo in diretta tutte le settimane su Twitch. Sei sempre il benvenuto. Grazie a te, Ovi. Allora, il mio secondo titolo scelto, e poi c'è anche il vostro, un attimo. Uno è quello che mi hai mandato in privato, bellissimo. E poi voi mi avete detto, così tengo la scaletta, toccato il fondo. Ecco, facciamo un attimo il giro dei titoli velocemente, così capite anche quello che ho cercato di esprimere nell'introduzione. Andiamo dall'inizio della storia. E vi dico i titoli un po' più forti. Da 6 anni fa, i primi pubblicati con Geyser e Vedova Nera, che tra l'altro sono due ragazzi che conosco,
lontanamente perché siamo distanti. Molto bravi anche loro. Gioventù bruciata. Eh beh, dice già tutto. Presa per sposa. Non mento. Grazie ma. È rivolto alla mamma, direi. Con l'accento. Ovi? Non ha capito la domanda. Hai un titolo che si chiama Grazie ma, con l'accento. È per la mamma? Sì, sì. Ok, avevo capito bene. Dammi una chance. Fottutamente innamorato. Ecco lì le delusioni che iniziano a sorgere. Vita sprecata. Ne ho abbastanza. Questo era un momento abbastanza buio. O sbaglio? Perle nere. Ipocrisia. Queste sono tutte canzoni. Però vi assicuro che più sta pubblicando, più sta migliorando. Il nuovo Dante. Tra vita e morte, faccia d'angelo e poi farà anche faccia da demone. Delusioni, attento ai bastardi. Belli comunque i titoli. Come dicevo, sono sempre puntigliosi al punto giusto. Diretti, vorrei dire. Questo non riesco a leggerlo. Zitto ed ascolta, uomo. Man. Fa male. Giovane illusione. Molto belli, Adesso che iniziamo tra quelli più recenti, sono anche più profondi. Addirittura odio tutto. Sta finendo... 4 anni fa, sta finendo... Il periodo scatenato di Ovi, me lo ricordo, già 3 anni fa ormai, quando l'ho iniziato a conoscerlo. Eccoli, io più o meno l'ho conosciuto in questo periodo, poco dopo che aveva pubblicato Incatenato. Adesso vi riporto gli ultimi più carini di titoli che fanno capire, insomma. Tutto sbagliato. Adesso inizia a essere un po' più contro il sistema, con pensieri molto profondi. Dai 3-2 anni fa. Presa per sposa 2. Tutto a posto, non fateci caso, non mi sono accorto che dovevo riavviare la riunione, ora tornerà subito anche il nostro Ovi. Eccolo lì, velocissimo. Non ci fate caso, come avete visto ho preparato la grafica apposta per Ovi, bellissimo questa sera. Avete visto che comparto grafico questa sera? E non paghiamo nessun grafico noi, facciamo tutto da soli. Addirittura un titolo un anno fa perseguitato. Ed ecco lì, faccia d'angelo, benvenuti nella rovina del mondo che abbiamo visto. E tutte le ultime sono una più bella dell'altra. Adesso ce ne ascoltiamo ancora una. Ah, tra l'altro devo ricordare anche le prese in giro al riguardo di quello che sta succedendo ultimamente. Non aggiungo altro, lascio al titolo del buon Ovi. Io resto a casa. Adesso non mi ricordo in quale canzone, mi ricordo una citazione molto bella, ma deve essere in mezzo alle canzoni che ho scelto, che riguarda proprio la quarantena, il non potersi più vedere, non potersi più abbracciare. Adesso vedrete che belle perle tra i suoi testi, e deve essere tra quelli che ho scelto. Forse l'ultima, questa qui.
lo scopriamo subito. Qui non abbiamo il video perché è una canzone che ancora deve uscire. Quindi super anteprima per noi, attenzione. Da brividi. Raspo Beats. Il titolo, Ovi, prima di partire, dici il titolo, perché non l'ho scritto questo titolo qui, abbi pazienza. Toccato il fondo. Toccato il fondo. Ah, è questa qua, ok, ok. Quello. Aspetto, questo rispetto, che non è corretto, sempre schietto e diretto. Ho il sospetto che non sia mio possesso, così eretto a letto. Faccio fuori il mio petto, finché non mi rallento. Balbetto poi svengo, mi lamento del mio dolore eterno e di questo cuore spento. Il rumore è lento, conta le ore del tempo, con un tepore freddo, tutto l'amore perso. Magari mi renderà migliore, penso, spero il mio dolore interno esploda in luce con un bagliore più bello. Sono morto e risorto, perché in ogni scontro poi crollo. Piango a dirotto, finché non rispondo, ho il mio corpo contorto, reagisco sto torto, incidendo un disco per sto mondo già morto. Almeno racconto, il mio conto è miglioro ogni giorno che affronto. Come fa un emarginato ubriaco a dimenticare il passato, che è diventato malato perché è stato pestato dal fato, oppure sfortunato e non trova uno stato desiderato basato su un affetto ricambiato e qualche aspetto migliorato. E pensi che niente potrà andare peggio, passato il giorno diventi sentimentalmente assente per aver toccato il fondo. E pensi che niente potrà andare peggio, passato il giorno diventi sentimentalmente assente per aver toccato il fondo. Frate, perché mi cerchi ancora tutt'oggi se ti guardo sempre storto? Se ogni volta che provi a consolarmi ti dico sta zitto stronzo. Avendo perso pure mia figlia ho lasciato che uscisse il mio mostro, e non sapendo che adesso sono il sangue scuro come l'inchiostro. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Questi polsi stanchi riflettono i miei sogni infranti, i miei tagli pesanti ti rappresentano mentre sbagli e poi piangi. E questi fogli bianchi non soddisfanno i miei bisogni assillanti, perché sti giochi sfiancanti non mi ricoprono di soldi in contanti. O spero solo la gente capisca ad ascoltarmi e reagire. Prego in ogni modo che la mia mente finisca di farmi soffrire. La mia anima si spegne e sparisca, voglio spararmi e morire. Metto cuore, anima e mente in vista, puntare, insultarmi e ferire. Posso rendere la mia vita migliore con una matita marrone. Ogni violenza subita esplode, la sofferenza patita mi rode. Ogni certezza sparita mi scopre come una brezza estiva sul cuore. La mia gentilezza ferita si copre mentre l'invidia si espone, perché aspiro un po' di pace, ammiro quella gioia fugace, ma tiro solo un silenzio vorace. L'amico che tace, sono disperato, ho anche pregato ogni giorno, esasperato da questo mondo, perché ho toccato il fondo. Frate, perché mi cerchi ancora tutt'oggi se ti guardo sempre storto? Se ogni volta che provi a consolarmi ti dico sta zitto stronzo. Avendo perso pure mia figlia ho lasciato che uscisse il mio mostro, e non sapendo che adesso sono sangue scuro come l'inchiostro. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Ho chiamato il Signore per aver toccato il fondo. Ho aspettato per ore, lui mi ha ascoltato ma non ha mai risposto. Così ho mostrato il dolore al mondo, era appato, tonto. Ho pianto dallo sconforto, mi sono addormentato con cloroformio. Questa è la vera parte di una persona vuota. Puoi notare merda alle scarpe, una suola sporca. Cammina zoppa perché vive sola e storpia. Sopravvive grazie alle carte e alla coca. Scrive la roba, sono stanco e arrabbiato. Deluso ma arranco affamato, mi arrangio assonnato. Illuso da un aggancio falsato, mi tiro un gancio piazzato per non avere un trancio anacquato di questo pezzo di merda che mangio forzato. Ho scritto pezzi per migliorare la mia situazione, tiro dritto anche a pezzi per non peggiorare questa delusione. E non mi sento amato da come ho trattato il mondo, così ammetto il mio stato, ho detto di aver toccato il fondo.
perché mi cerchi ancora tutt'oggi se ti guardo sempre storto. E ogni volta che provi a consolarmi ti dico sta zitto stronzo. Avendo perso pure mia figlia ho lasciato che uscisse il mio mostro, e non sapendo che adesso sono il sangue scuro come l'inchiostro. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Non sapendo che adesso ho toccato davvero il fondo. Raspo Beats. Non sapendo che adesso. Ho già visto dei gran bei commenti, Ovi, bravissimo, davvero un testo bellissimo. E tra l'altro me ne è rimasta una impressa, adesso cerco di ripescarla, così ve la dico papale perché... storpiarla non merita. Come fa un emarginato ubriaco a dimenticare il passato, che è diventato malato perché è stato per giorno. Diventi sentimentalmente assente e non sapendo che adesso solo sa dimenticare il passato, che è diventato... spero solo la gente capisca ad ascoltarmi e reagire. Prego in ogni modo che la mia mente finisca di farmi soffrire. La mia anima si spegne e sparisca, voglio spararmi e morire. Metto cuore, anima e mente in vista, puntare a insultarmi e ferire. Posso rendere la mia vita migliore con una matita marrone. Ogni violenza subita. Questa è molto bella. Con una matita marrone. Ogni violenza si spegne e sparisca. Voglio spararmi e morire. Metto cuore, anima e mente in vista. Puntare a insultarmi e ferire. Posso rendere la mia vita migliore con una matita marrone. Ogni violenza subita esplode. La sofferenza patita mi rode. Ogni certezza sparita mi scopre. Come una brezza estiva sul cuore. La mia gentilezza ferita si copre. Mentre l'invidia si espone. Perché aspiro un po' di pace, ammiro quella gioia fugace, ma tiro solo un silenzio vorace, l'amico che tace. Sono disperato, ho anche pregato ogni giorno, esasperato da questo mondo, perché ho toccato il fondo. Frate, perché... Bella. Sono molte, molte frasi che da lì ho preso ispirazione appunto per la presentazione, come avrai capito. Questo è tutto quello che ho sentito io. Ho paura però che quel titolo che dicevo prima, mica l'abbiamo pescato ancora. Vorrei capire qual è. Avevamo un altro testo bellissimo. Ti ricordi quello dove parlavi appunto del non potersi più incontrare? Ti ricordi quale sia la canzone? Io resto a casa. Quella lì? Sì. Era abbastanza dolce, quella che dico io, Sì. Vediamo, vediamo. Vai, dimmi prima che inizia. Tu scrive talmente tante canzoni che non si ricorda proprio tutti i titoli. Sì, immagino. Era una parte abbastanza toccante, magari ha ragione. Sì, forse è questa. Forse è questa, ha ragione. Quanto è bravo questo paese a inculcare la paura nella mente della gente indecente. Assurdo che fino ad alcuni mesi fa di tutto questo non ne sapevamo niente. E dopo millenni di evoluzione umana, per evitare questi stupidi decessi, cosa facciamo invece? Errori su stupidi esperimenti. Il mio odio sta in questi versi inespressi. Non serve guardare oltre, sai, qui troppa milma intorno ormai. Guarda avanti, guarda il presente, guarda chi ti giudica e sorridi sempre. Io resto a casa insieme a te per sconfiggere un virus che ammazza ma evidentemente. Proprio stando uniti si può uscire dalle tenebre. Solo stando uniti si può uscire dalle tenebre. Non serve guardare oltre, sai, qui troppa milma intorno ormai. Guarda avanti, guarda il presente, guarda chi ti giudica e sorridi sempre. Io resto a casa insieme a te per sconfiggere un virus che ammazza ma evidentemente. Proprio stando uniti si può uscire dalle tenebre. Solo stando uniti si può uscire dalle tenebre. Giorno dopo
dopo giorno perdi le speranze, convincendoti di prendere delle distanze da gente falsa e tendenziosa, incosciente del fatto che la dignità è preziosa. Sulle dita della mano conti gente onesta, ma non bastano due mani per chi ti calpesta. Niente resta, sempre più gente scorretta. Ascolti il cuore ma scegli con la testa. Caro amico, non devi spaventarti, bisogna abituarsi, sbaglio può darsi, ma quando ho chiesto aiuto pochi sono emersi. Chi ti aiuta quando passi momenti imperversi? Questa sarà anche una verità cruda, ma è vero che in giro ci sono molti Giuda, che la gente non si illuda. Vi sono amici come Barracuda, vi sono amici come Barracuda. Non serve guardare oltre, sai, qui troppa melma intorno ormai. Guarda avanti, guarda il presente, guarda chi ti giudica e sorridi sempre. Io resto a casa insieme a te per sconfiggere un virus che ammazza, ma evidentemente proprio stando uniti si può uscire dalle tenebre. Solo stando uniti si può uscire dalle tenebre. Mi accorgo ora di amici di vecchia data, che dopo anni l'amicizia non l'ha scordata. Questi sono gli amici che mai scordi, sono tutti i miei migliori ricordi. Ricordo adesso le partite di calcetto, i nostri 1-2. Non so se rendo il concetto. E l'abilità del sottoscritto, un mostro, palla in rete con un solo tocco sotto. E scusate se adesso vado avanti con lo sfogo, ma ciò che ho scritto sul mio odio è davvero troppo poco. C'è gente lecchina da tutte le parti, mi vengono i brividi solo a pensarci. Penso a questi e perdo il controllo, penso alla gente che la lingua la usa solo per fasciarsi il collo. Quindi se lo sai che vali molto, sii vero onesto e non rimarrai sepolto. Non serve guardare oltre, sai, qui troppa melma intorno ormai. Guarda avanti, guarda il presente, guarda chi ti giudica e sorridi sempre. Io resto a casa insieme a te per sconfiggere un virus che ammazza, ma evidentemente proprio stando uniti si può uscire dalle tenebre. Solo stando uniti si può uscire dalle tenebre. Non serve guardare oltre, sai, qui troppa melma intorno ormai. Guarda avanti, guarda il presente, guarda... Bello il ritornello. Comunque non era questa. Neanche a dirsi, non era questa. Mannaggia. Perseguitato, forse. O Macrabe Silence. Forse è questa. Yeah, bitch. No, questa è quella che avevamo fatto insieme, in realtà. Ti avevo aiutato con la grafica. Ma nulla, la troveremo. Abbiamo ancora spazio per un paio di canzoni. È una bomba questa, Pamela, è piaciuta. Il mio mantra. Ok, stanno iniziando a divagare con le discussioni in community, ma è normale. Anch'io, Sonia. Anch'io, Sonio. Mai fatto uno. Non aggiungo altro. Vediamo se non hanno salutato qualcuno. Intanto, quale canzone ci consigli, Ovi, per chiudere la serata? Quale consigli? Vita sprecata. Vai. Frammenti di me. Cos'è un altro titolo? Frammenti di me. È una vecchia canzone che ha ricaricato pochi mesi fa. Ok, ok, ok. Avevo capito. Allora, hai fatto bene a ripeterlo per tutti, che magari non si sente bene. Che la Bea aveva chiesto frammenti di me. Allora, andiamo per ordine. Mi hai detto, facciamo che le ascoltiamo tutte e due prima di chiudere, perché tanto nel caso, nel mezzo, mandiamo il messaggio di Ovi, ovviamente.
così ci facciamo due chiacchiere e ho anche modo di rispondervi. Allora, vediamo vita sprecata. Faccio la ricerca così la trovo subito. Non c'è. Come non c'è? Sarà più giù. Vita. Via. No, vita normale. Più giù. Ma è vecchissima, Ovi. Di quando è? Di quando è? Del 2000? 5 anni fa. Mm-hmm. Trovata, forse non l'ho mai sentita. È una canzone che sente proprio sua. Uh-huh. Hai fatto bene a dirlo, Ovi, bravo. Infatti, meglio di te puoi consigliare quali sono i cavalli di battaglia di Ovi Cash. E già la base mi piace. Così giuro, una vita sprecata all'insegna del buio. Rivedo la mia strada ma la mia ombra non c'è più. Non so se se ne sei andata, se sia stato un déjà vu. Non pensavo finisse così, giuro, una vita sprecata all'insegna del buio. Vorrei sentire il tuo profumo su sto corpo fragile e scordare tutta sta agonia inimmaginabile. Vorrei piangere ma sai che son privo di lacrime. Come sai che scrivere ste poesie dannate è facile? Mi chiedo quanto sia paradossale cullare quelle parole dolci dalle conseguenze amare. Amo le tue abitudini mentre tu ami illudermi. Siamo i primi a distinguerci, a distinguere gli ultimi. Come sai tu, io ho poco connesso e tu stay tuned. Smettila con quel rossetto che sei bella lo stesso. Baby, vendo un biglietto per vederti sotto al palco mentre ascolti il mio concerto. E sempre rimarrà il mio sogno nel cassetto. E mi lamento sotto questi alberi spogli. E di ciò che sento per te non mi pento. Fanculo le stelle, voglio guardare i tuoi occhi. Rivedo la mia strada ma la mia ombra non c'è più. Non so se se ne sei andata, se sia stato un déjà. Pensavo finisse così, giuro, una vita sprecata all'insegna del buio. Rivedo la mia strada ma la mia ombra non c'è più. Non so se se ne sei andata, se sia stato un déjà vu. Non pensavo finisse così, giuro, una vita sprecata all'insegna del buio. Parti tutto da una gabbia, io con le mani strette in una sbarra, condannato per vita sprecata. Ma per te non ne vedevo, figurati il cielo. Il foglio bianco era la chiave ma non ci credevo. Poi pian piano prese vita ed io presi vita. Passeggiavo i fogli con una punta di matita. Bastava una gomma per correggere gli errori. Ora non basta più una gomma per cancellare gli orrori. Chiesi scusa a mamma per il freddo riservato. Scusa se tremavo, è solo che nel pancione era tutto un po' più caldo. E quando ho detto ma faccio le valigie e parto, visto il nostro cordone spezzarsi dopo il parto. Papà, nel tuo calore mi stringevo, sangue del tuo sangue, ma nel mio sangue ci sono tracce di veleno. E anche se ho 19 anni voglio essere cullato come se ne avessi 10 meno. Perché qui non si torna indietro. Rivedo la mia strada ma la mia ombra non c'è più. Non so se se ne sei andata, se sia stato un déjà vu. Non pensavo finisse così, giuro, una vita sprecata all'insegna del buio. Rivedo la mia strada ma la mia ombra non c'è più. Non so se se ne sei andata, se sia stato un déjà vu.
Non pensavo finisse così, giuro. Una vita sprecata all'insegna del buio. Volevo te, mica tutto quello che ho visto, pensando che tutto quello non era finto. Anche se contro gli altri non ho mai vinto, sono qui che insisto, spingo e resisto. Fra la pioggia insistente che cade sulla mia città, parole tolte a chi poi parole non ne ha, e si ritroverà solo quando un giorno cadrà, perché non verrà mai accettato per quello che sarà. Sprecare tutto in una mossa, in una mossa. Nessuno che ci dà nessuna risposta, no. Una vita sprecata che non ci sposta, e le pedine sul tavolo per vincere la posta. Ma non si vince nulla, stai male solo se perdi. Più dai alla gente più quelle scale le scendi, perché ti sbagli in quel modo non le sorprendi. Più fai per la gente meno prendi e più le prendi. Rivedo la mia strada ma la mia ombra non c'è più. Non so se se ne sia andato, se sia stato un déjà vu. Non pensavo finisse così, giuro. Una vita sprecata all'insegna del buio. Una vita sprecata all'insegna del buio. Una vita sprecata all'insegna del buio. Ben 6 anni fa, 2015, fine 2015. Che dice Ovi, frammenti di me, la consiglieresti o preferisci un'altra che secondo te è più forte? Un'altra. Un'altra? Sì. E dimmi tu, una che colpisce il cuore. Sì. Presa per sposa è una delle prime canzoni che ha fatto e l'aveva dedicata a me per il mio compleanno. E non ti dico quanti pianti ho fatto? Ci credo, piccino. La prima parte, perché ho visto che ha fatto anche la seconda parte. Sì, la prima. All right. C'è qualche domanda che dobbiamo porre a Ovikesh o solo... Complimenti, adesso faccio il possibile anche per trasferire complimenti. Eccolo lì in chat che ha scritto Ovi. Ha scritto un sì felicissimo. Ho scritto io. Ah, ecco, vedevo che stava a rispondere alle domande, ok. Mi rendo utile questa sera, se no mi dice che sono una pigrone e non faccio niente. Di bacchetta. Abbastanza. Adesso appena organizziamo il tour per pescare tutti tra Ale a Torino eccetera, anche se siamo distanti, cerchiamo di fare un bel raduno. Noi cercheremo di muoverci il possibile ovviamente per venirvi incontro. Volentieri. Ecco, questo ragazzo o ragazza ha un nickname che non posso citare perché diventa maleducazione. Comunque sì, siamo qui per questo. Mi dispiace solo che... Dimmi il tuo nome, ma vattene a quel paese. È un nickname così. Allora, Angela, non ti avevo salutato, così ti saluto ora. Bea ci dice che è bellissima anche questa. Un cuoricione da Elena. Andiamo un'altra spammata di cuoricini, vai. Angela ci dice che emozione, vai. Mandate uno spam di cuoricini a valanga per Ovi. Ovi senza di te. Ok, sono arrivati i messaggi vecchi, quindi vi ho salutato tutti, se per caso... mi scappa qualcuno, chiedo scusa, nel caso scrivete di nuovo domande, qualunque cosa, basti che siano domande semplici questa sera, se volete tutte le risposte impossibili, tra virgolette ovviamente, nei discorsi più complicati, ci trovate su Twitch 2 volte a settimana. Tutti i discorsi più strani, tutto quello che volete. Come posso essere d'aiuto io, Manuel, Chiaretta, e tutti voi insieme, perché lavoriamo in diretta per questo, ringraziamo la Mari, Luca, Tex, che per stasera non ho visto. Ricordo che
saremo in diretta con Riccardo Corongio, che anche lui ci aiuta e collaboriamo, insomma, per questo ci trovate tutte le settimane su Twitch per lavorare liberamente, solo per questo, perché altrimenti le dirette le facevamo qua tutte le settimane. Il problema è che ci sono mille discorsi che non possiamo approfondire, ma non perché facciamo qualcosa di male, basti vedere i risultati di che cosa pubblichiamo, non faremo male a una mosca, anzi, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono state imposte delle nuove norme, delle linee che noi vogliamo mantenere per evitare di farci chiudere di nuovo il canale, perché è inutile farsi censurare di qua e di là. Per questo facciamo le dirette su Twitch, è semplice. Mi piacerebbe fare dirette qui tutte le settimane, ma piuttosto che stare lì col pensiero, questa cosa è meglio che non la approfondiamo, quell'altra cosa non so come dirla altrimenti, perché già sono discorsi difficili, non posso bypassare le cose, capito? Capito quello che vi voglio dire? Ricky, tra l'altro, eravamo d'accordo per giovedì. Se ci sei, sarebbe meglio per me venerdì. Fammi sapere in privato. Quindi saremo in diretta con Riccardo Corongio su Twitch. Almeno siamo liberi di spaziare da qua a Saturno tranquillamente. O giovedì o venerdì. Se riusciamo, venerdì sera dalle 21 circa. Il programma su Twitch è mercoledì e domenica dalle 21:30 in poi. Tutti e mercoledì e domenica su Twitch. Riccardo ci dice: la prossima diretta sarà una bomba. Fammi sapere, Ricky, fammi sapere che cosa ci dobbiamo organizzare. E ancora non siamo nemmeno organizzati. Grazie Angela, ricambiamo davvero di cuore. Emiliano ci dice: complimenti Ovi, i testi delle canzoni che ho ascoltato stasera sono molto belli e profondi. Adesso ce ne godremo ancora uno prima di chiudere, così abbiamo anche tempo di farci due chiacchiere. Abbiamo tempo di farci due chiacchiere. Metto di sottofondo, mentre parliamo, una musica un po' più da tirarci su, che piace anche a Ovi. Un po' di musica hip hop e da un po' di grinta, insomma. Tutta questa qui è senza copyright, così la possiamo mettere tranquillamente. E niente, per chiudere la parentesi, per essere più in regola possibile, per evitare di farci chiudere il canale a furia di strike inutili solo perché usciamo da quelle linee guida, in questo modo otteniamo i risultati migliori dividendoci anche in nuove piattaforme. E sapete perché non facciamo qui le live? Questa è la cosa principale che ci tenevo a dirvi. Tolto questo, vi ricordo che sul nostro Rumble, questa è una cosa importantissima, sul nostro Rumble abbiamo caricato di recente un sacco di analisi importantissime e fondamentali. Perciò vi prego di seguire anche Rumble, che è il canale dove carichiamo i video finiti per non uscire da quelle linee guida solo perché pensiamo troppo. Perciò Twitch per le dirette libere, mettiamola così, pensiero libero. Invece Rumble è un'altra piattaforma tipo YouTube dove puoi caricare senza problemi dicendo cosa pensi. Trovate qui sotto tutti i link, anche il canale di Ovi. Stai ricevendo un sacco di bravissimo di nuovo da Sonia, anche dal nick improponibile, nel senso che è volgare. Lo chiameremo due volte, ma vattene due volte, dice. Davvero bravo Ovi. Ok, Sonia, ci fa piacere, anzi, confermeremo per tutti se sarà giovedì più tardi o venerdì. Se Riccardo riesce venerdì è meglio, così partiamo alle 9.
Ok, ultimo testo che possiamo sentire di Ovi. Ultimo cavallo di battaglia. Lo avevamo già scelto o no? Forse no. Presa per sposa. Ah già, avevo il dubbio che fosse rimasto qualcosa in sospeso. Grazie Ovi, meno male che sei rimasto attento, io già mi stavo perdendo tra queste canzoni, questi titoli. Allora, faccio la ricerca. Presa. Ah, proprio la seconda che hai caricato nella storia, con il video ufficiale. Ne hai fatte già talmente tante che vedi quante non ho mai visto. Questa non l'ho mai vista. Vai, così poi passiamo gli ultimi minuti insieme dopo questa e chiudiamo. E vi do anche tutti gli anticipi di che cosa uscirà qui su YouTube e quello che posso vi dico anche di Rumble. Ecco che parte l'ultima canzone, Presa per sposa, dedicata alla sorella. Una cosa carinissima da parte sua. La seconda canzone. Ha subito fatto un regalo, praticamente. Sei ovunque ti trovo, Ovi Cash. Non ti lascerò mai sola, questa è una promessa. Sei uno dei pilastri fissi della mia esistenza. Una vita senza te non mi interessa, perché son sicuro che non sarebbe la stessa. E forse adesso ascolti e ti commuovi, sempre con te ovunque sei, ovunque ti trovi. Ti proteggerò dal male, parola di Ovi Cash. Ti dedico queste parole col mio rap. Ho lottato da sempre, da quando sono nato. La vita mi ha piegato, grazie a te risollevato. Che mi hai sempre supportato, dandomi una marcia in più. Proseguendo a testa alta, senza guardare giù. Ed hai retto a me, sei una delle favole più belle. Basta guardarti per toccare le stelle. Ti darei la mia vita, ma questo l'hai capito. Fuggire via con te, il mio sogno proibito. Grazie a te, che ci sei sempre stata. Compagna di avventure, vada come vada. Se ci separeremo e sarebbe un istante, ricordo un fratello per sempre, un diamante. Non smetterò mai di amarti e di dirti grazie. Se la mia voce, le mie braccia, le mie gambe. Dimenticavo un'altra cosa, se non fossi tuo fratello ti avrei già presa per sposa. Insieme abbiamo gioito e versato lacrime. Saprò consolarti quando ti sentirei fragile. Mi hai sempre perdonato e perdonare non è facile. Le stelle splendono, riflettono la tua immagine. Grazie a te che ci sei sempre stata. Compagna di avventure, vada come vada. Se ci separeremo e sarebbe un istante, ricordo un fratello per sempre, un diamante. Non smetterò mai di amarti e di dirti grazie. Se la mia voce, le mie braccia, le mie gambe. Dimenticavo un'altra cosa, se non fossi tuo fratello ti avrei già presa per sposa. Che bomba, mi stavo mettendo a piangere. Meno male che è finita. È bellissimo. Guarda, non sai quando pianto io, perciò... È bellissimo anche il video. Ho le lacrime, non ti sto prendendo in giro. Io ho scritto una cosa, un pensierino, che tutti, secondo me, vorrebbero un fratello come te. Con il tuo cuore. Bellissima, la rimando, è talmente bella che la rimando. Spero di non piangere, però. Tanto dura poco, però spero di non piangere, quello è l'unico problema. Tanto scrivetemi cosa ne pensate. Guardate quanti cuori. Non ti lascerò mai sola, questa è una promessa.
Se uno dei pilastri fissi della mia esistenza. Una vita senza te non mi interessa, perché son sicuro che non sarebbe la stessa. E forse adesso ascolti e ti commuovi, sempre con te ovunque sei, ovunque ti trovi. Ti proteggerò dal male, parola di Ovi Cash, ti dedico queste parole col mio rap. Ho lottato da sempre, da quando sono nato. La vita mi ha piegato, grazie a te risollevato, che mi hai sempre supportato, dandomi una marcia in più, proseguendo a testa alta, senza guardare giù, giù. Ed hai retto a me, sei una delle favole più belle. Basta guardarti per toccare le stelle. Ti darei la mia vita, ma questo l'hai capito. Fuggire via con te, il mio sogno proibito. Grazie a te che ci sei sempre stata, compagna di avventure, vada come vada. Se ci separeremo e sarei più distante, ricordo un fratello per sempre, un diamante. Non smetterò mai di amarti e di dirti grazie. Se la mia voce, le mie braccia, le mie gambe. Dimenticavo un'altra cosa, se non fossi tuo fratello ti avrei già presa per sposa. Insieme abbiamo gioito e versato lacrime. Saprò consolarti quando ti sentirei fragile. Mi hai sempre perdonato e perdonare non è facile. Le stelle splendono, riflettono la tua immagine. Grazie a te che ci sei sempre stata, compagna di avventure, vada come vada. Se ci separeremo sarei più distante, ricordo un fratello per sempre, un diamante. Non smetterò mai di amarti e di dirti grazie. Se la mia voce, le mie braccia, le mie gambe. Dimenticavo un'altra cosa, se non fossi tuo fratello ti avrei già presa per sposa. Bello anche il ritornello, molto bello. Complimenti Ovi. Allora vi lascio la curiosità per sentire la seconda parte, perché c'è anche la seconda parte, quindi sarà altrettanto bella. Vi lascio a voi la curiosità. Ora ci passiamo gli ultimi minuti insieme. E Ovi, poi vuoi portare quella chicca finale per la chiusura? Se te la senti, dimmelo. Non ti preoccupare. Sono good for... Ti dico, sono good for... Respira. Dove? Intanto siamo a 331. Ecco. Ti vuole dire che sono invisibile ma invincibile. Me l'avevi scritta questa, me la ricordo. Molto carino, grazie Ovi. Sappi che ti voglio bene e ti vorranno bene tutti. Ho il cuore come amo letteralmente la nostra community, chi ci segue da tanto tempo. Questa musica proprio non ci sta però. Questa sì. Questa piace anche a Ovi. Allora poi lo caricherai anche tu questo video nel tuo canale, se vuoi. Lo vedrete anche magari nel canale di Ovi, quasi sicuramente. Questa diretta molto carina. Anche questa piace un sacco. Guarda quanti cuori che hanno mandato in chat. Pamela ci dice: da oggi, quando sarò giudicata, sfoggerò il mio miglior sorriso. Grazie a voi, che bella cosa, Pamela. Davvero, il nostro piano stasera era di riempire il cuore non solo a Ovi, ma farvi comprendere come riempite il cuore a me personalmente. E per come concetto globale, che sia per tutti, abbasso un pochino la musica, se no devo urlare. E questo che sia la chiave per...
sul più bello, mi sono interrotto da solo, è scaduto il tempo della riunione, non è riuscito a partecipare il nostro moderatore che ci poteva aiutare anche con la tempistica, abbiate pazienza. Stavo dicendo che sia la chiave come essere felici, qual è l'essenza della felicità? L'amore, quindi riempendoci il cuore di amore possiamo capire e raggiungere la felicità. Quindi ci dedichiamo a voi qualche minuto nel caso ci sia qualunque cosa da mandare a Ovi o che vi possa aiutare a rispondere, mandate pure adesso. Complimenti a voi davvero per la community che è nata ed è per quello che difendo a tutti i costi questo canale, per come è cresciuto e per difendere il nostro legame con voi. Sono tanti che non ci hanno mai mollato nonostante le difficoltà, nonostante queste censure sui video un giorno sì, un giorno l'altro. Siamo adattati, quindi grazie di essere rimasti in qualunque momento, dal momento che abbiamo avuto il boom col primo canale fino ad oggi, e stiamo rifacendo tutto da capo e siamo già a buon punto, stiamo già recuperando i numeri di prima, siamo sulla metà dei numeri di prima. Non so se avevi sentito Ovi, comunque sei quasi a 400, per domani arrivi a 400 iscritti, adesso siamo partiti da 316 questa sera, se non sbaglio, perché qui conta 316, vediamo, 331, adesso vedrai che sono tantissimi che hanno perso la diretta, che la vedranno questa notte, domani e tutti i giorni a seguire, vedrai che continuerà a crescere. L'importante è che continui a fare video e che colpisci il cuore, che quello che cerchiamo di fare anche noi. Come dicevi anche tu, ovviamente non è per numeri, non è per guadagno, anche perché come non monetizziamo noi sino ad ora con 7000 iscritti, non sta monetizzando neanche Ovi. Va detto che possiamo far guadagnare qualcosa a Ovi dal momento che raggiunge 1000 iscritti, perché no, YouTube gli attiverebbe la monetizzazione, a noi l'hanno disattivata così a prescindere. Poi vedremo, magari un giorno l'attiveranno di nuovo, chissà, giusto per ripagare gli sforzi. Ci sta, soprattutto per lui, a noi non ce ne frega niente dei soldi. Captain Jack, mi ricordo di te, bentornato, ti è scritto anche lui, ti ringraziamo di cuore anche per seguirci. Adesso vedrai che continueranno a iscriversi. Dai, l'ultima domandina così chiudiamo. Come sei stato questa sera? Ovviamente super emozionato. Spero benissimo. Benissimo. Sento. Penso che pensi che sei su quell'altro sito? Sì. Penso che se vi seguirò. Ah, pensa che vi seguirà su quell'altro sito. Ah, parli di Twitch. Sì. Ricordati che quando vuoi puoi anche partecipare per farci compagnia oppure in chat. Sì, sì. Così puoi aggiungere qualche articolo, qualche idea che ti viene.
o solo anche per parlare con la nostra community. È per questo che principalmente ti invito. Sì, ok. Mi fa molto piacere vederti felice questa sera, come hai sorriso. Hai fatto dei bei sorrisoni. È la cosa più bella. La Sonia ci dice: magnifico Ovi, continua così, non mollare mai. Grazie alla nostra Mari che mi ha risposto: io non ti mollo di sicuro. Ci sono pochi però che lo hanno promesso nella vita, nella mia vita, e in pochi lo hanno mantenuto questa promessa. E devo dire che Mari è una di quelle. E ci sono tanti di voi che non mi aspettavo, che non me lo hanno mai promesso, ma lo fanno senza dirlo. E ce ne sono tanti qui, eh. Adesso poi ho paura di dimenticare qualcuno, come sempre, perché siete tanti. Ma solitamente vi ringrazio tutti i giorni, personalmente, chi mi segue dall'anno scorso o quasi sempre, quando può. Vedo che veramente ci mettete il cuore quanto ne mettiamo noi. Ed è la cosa più bella e importante. Andy79, madonna, cosa ho detto? Andy79, ho mischiato le vocali. Non so se ti avevo ringraziato e salutato, ti saluto e ti ringrazio ora. E così possiamo chiudere per questa sera. Vi ricordo che ci vediamo mercoledì e domenica sicuramente, come da programma su Twitch. E in queste date ci farà compagnia anche Ovi. Allora, per fare ordine mentale, domani sera siamo su Twitch in realtà, quindi già domani sera, dalle 21:30. E giovedì sera tarda, oppure venerdì, come da programma, dalle 21:30 massimo, siamo in diretta con Riccardo Corongiu, sempre su Twitch, per i motivi espressi prima, per non ripetermi. Quindi iscrivetevi queste date se vi interessasse partecipare in diretta, dietro le quinte, dal vivo, durante i nostri lavori in corso. Effettuiamo tutte le indagini, le ricerche in diretta con voi. Sono tutti programmi specifici, sempre ormai ordinati, senza perdere tempo, e che siano più utili e costruttivi possibile, nonostante siano fatte in diretta, buona la prima, tante volte traduciamo, analizziamo per la prima volta le cose. Però è sviluppato ormai con un minimo di esperienza, mese per mese, dovremmo essere quasi al top, insomma. Ci manca solo, personalmente, un microfono professionale che grazie a chi ci sostiene tramite gli abbonamenti e le donazioni. Gli abbonamenti ovviamente su Twitch, perché su YouTube, per quanto detto prima, non ci permette nulla. Grazie a voi ci possiamo iniziare a comprare qualche materiale professionale per lavorare meglio, tra cui un microfono, perché anche fare i documentari con questo microfono, vedete che è tutto al top tranne che l'audio. Allora, io vi aspetto, anzi vi aspettiamo, il moderatore, tutta la nostra community e sicuramente Ovi, alle prossime dirette, i prossimi video che usciranno qui su YouTube e Rumble. E prima di chiudere, visto che vi ho aperto la questione, la parentesi, velocissimi, che cosa uscirà? Abbiamo tantissimi video che faremo uscire, divisi tra YouTube e Rumble, ovviamente, in base al livello di profondità delle questioni. Su YouTube la seconda parte di Schauberger su dischi volanti, e quindi l'origine da parte degli esseri umani, quindi dietro i dischi volanti, UFO, OVNI, queste realtà dove erano legati non solo Schauberger ma anche Tesla. Abbiamo un sacco di documenti che sono stati confiscati dall'FBI, poi declassificati. Abbiamo già messo tutto a disposizione nelle nostre banche dati, nel nostro forum, come sempre, tra cui anche questi documenti declassificati
di Nikola Tesla, assurdi. Quindi questo sarà un bel video che uscirà, quello, un bel approfondimento sul Grimorio di Saturno, per far capire fino in fondo come va distinto, che tante leggende non sono realtà, tante leggende non sono tali, e come va distinto nel migliore dei modi dove sta il bene, dove sta il male, per non cadere in illusioni e trappole, tra cui delle credenze che vogliono far passare a deità maligna come buone. Quindi con questo video vedremo dai più alti livelli di conoscenze pratiche su magia, negromanzia, demonologia, i rituali con questa deità, Satana, per dirlo chiaro, Saturno, ergo Saturno è la stessa cosa, è tutto scritto dai più alti livelli di conoscenze che applicano queste cose, sono veri e propri stregoni. E questo Grimorio, che è limitatissimo, lo abbiamo tradotto tutto in italiano, e veramente prova un sacco di cose, dalla leggenda che diventa realtà a ben altro. Quindi sarà molto utile, e tantissimi altri lavori, quindi tenetevi pronti. Questi due che vi ho elencato sicuramente su YouTube senza problemi dovrei riuscirli a caricare, ed è legato al famoso Black Goo Vella. Sono tante cose annesse. Faremo anche un bel discernimento, tra virgolette, tra bene e male, nel senso di magia bianca, magia nera, e far capire anche, ad esempio, ve la dico subito per togliervi la curiosità, che la magia bianca applicata senza le necessarie conoscenze, precauzioni e tutto, applicata male, una magia bianca equivale come pericolosità alla magia nera. Equivale ad aprire, diciamo, dare accesso, aprire un portale, tra virgolette, dare accesso a entità demoniache anche belle, belle toste. Sono tutte le classificazioni, poi ve le dirò. Tante cose molto forti, che ovviamente poi ci tengo a far uscire proprio come documentario. Però se vi volete godere tutto in diretta e in anticipo, in anteprima, potete farlo solo su Twitch. Abbiamo registrato un sacco di cose, tantissime, già in anticipo, che poi usciranno come video. Quindi per non perdervi nulla e non vederle poi finite o sapere le cose poi in ritardo, ovviamente ci sono dei montaggi e facciamo tutto da soli, possiamo fare solo così. Come sempre, teniamo gli animi più alto possibili, gli animi, solo forza e coraggio, con la forza della verità, che è la cosa più importante di cui disponiamo. Avendo a conoscenza tutto ciò, già basta, avanza. Ci dovrebbe dare tantissima forza, e solo la comunione di intenti ci può davvero dare quelle chiavi per fare quello che vogliamo fare. Di sicuro non ognuno nella propria barca per poi affondare tutto. Quindi come sempre, spero di chiudere con un pensiero carino che vi sollevi un po' gli animi. Vi voglio un sacco di bene tutti. E grazie di cuore. Grazie Ovi ancora, se vuoi mandare un saluto. Grazie a tutti. Grazie di cuore a tutti quanti quelli che hanno partecipato a questa bella idea di Davide. Super abbraccio, Ovi. Che ti arrivi da parte di tutti noi. Ultimo spam di cuori. Ho perso la voce. Ok, tornate. Ultima valanga di cuori, di cuoricioni per il nostro Ovi e per tutti voi.
arrivano tanti grazie ancora per Ovi e altrettanti da parte mia. Solo con il coraggio e il buon intento possiamo fare qualcosa, come dicevo prima. Solo con la comunione di intenti e la conoscenza. E la conoscenza. Già da lì siamo un passo dalla vittoria, come vi ho sempre detto, ed è solo un castello di carte. E ricordatevi che non è che si tratta di essere un ottimista convinto, si tratta di che altrimenti uno si può benissimo seppellire da solo, si scava da solo la fossa, altrimenti, perché pensare male, vedere male un proprio futuro, eccetera, è tutto controproducente. Ti crei veramente gli ostacoli, brutte esperienze, le attrai. Le sapete bene queste cose. Per chi non le sa, io le ripeto. È questa la chiave, veramente. Dovete imparare a stare bene con voi stessi, anche da soli, per imparare a star meglio anche con gli altri. Essere in equilibrio, in sintonia con la natura, la terra e la vita. Seguire il flusso, come dice anche il nostro Riccardo. Grandissimo Ricky, mandiamo un abbraccione. Un bacione, un abbraccione anche a Riccardo, e poi saremo in diretta con lui. Sto per chiudere, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Dovrei aver detto tutto ciò che penso brevemente, anche sulle parti conclusive che ci tengo sempre a sottolineare, perché in questo momento sono fondamentali. Tenere il focus su questo livello, con quest'ottica. Guardate quanti cuori, Ovi, stai guardando. Stai vedendo quanti cuori. Sì, sì. Guarda quanti. Ah, grazie, mi fa piacere che scrivete, meno male, una serata diversa. Ancora grazie a tutti e buonanotte. Vi mando l'ultimo bacione e abbraccione. Grazie, Ovi, alla prossima. Grazie a te. Buonanotte. Buonanotte a te, Ovi. Grazie, Roby, De Miro e Ornella. Vi mandiamo un bacione. Vi ho visto adesso. Gli altri non vi saluto tutti perché siete tanti. Vi saluto solo i nuovi che non ho salutato per educazione. Abbiate pietà almeno. Se dimentico qualcuno, non si offende, ok? Vi saluto tutti in contemporanea e vi ringrazio tutti di cuore di questa bellissima serata e di tutta la nostra storia cammino sino a qui. Davvero di cuore. Buonanotte e a domani ormai. Domani sera.